Bentrovato, oggi ho l'onore di presentarti La Trasfigurazione, capolavoro assoluto di Raffaello Sanzio e insieme sua ultima opera. Ti chiedo di prenderti qualche minuto in più perché è un'opera veramente straordinaria che offre tantissimi spunti. Commissionata per la cattedrale di Narbonne dal cardinale Giulio de' Medici nel 1520 circa, in realtà non arrivò mai in Francia, o meglio arrivò in Francia poi con Napoleone, ma fu riportata in Italia e oggi si trova nella Pinacoteca Vaticana, appunto nella città di Roma. I Vangeli, subito dopo la Trasfigurazione, raccontano un episodio dall'inizio tenebroso, l'incontro con un indemoniato. Nessuno era stato capace di aiutare quel ragazzo tormentato dal male, nemmeno i nove apostoli che non ne avevano preso parte alla Trasfigurazione sul monte. Raffaello, primo ed unico, si è cimentato con la rappresentazione dei due avvenimenti nella stessa opera. Infatti, vediamo che l'opera è divisa nettamente in due parti. Nella parte alta sfavilla Gesù nella sua gloria, immagine in modo particolare del destino di gloria e di onore che spetta ad ogni uomo, quindi la parte alta è caratterizzata dalla luce, mentre la parte bassa prevale il buio, che simboleggia il dramma, la fatica, la paura della vita di tutti i giorni. Il ragazzo posseduto dal male, che qui vediamo trattenuto dal padre, come ogni vivente chiede di essere salvato dal male, appunto, che lo devasta, che lo opprime. Chi gli sta accanto vorrebbe aiutarlo. Sanno che la sua salvezza, in realtà, di questo ragazzo è anche la loro salvezza. Ma solo Cristo può salvare, come infatti questo personaggio, uno degli apostoli vestito di rosso, sta indicando. E i toni scuri, drammaticamente realistici, sono quasi caravaggeschi, preludono all'opera di Caravaggio e caratterizzano, come vi dicevo, tutta la parte inferiore del dipinto, mentre in alto trionfa la luce. La luce è vocabolo di Cristo Salvatore, di Cristo risuscitato. Per questo ci dice il Vangelo che il suo volto risplende come il sole meridiano e commuove l'idea che Raffaello abbia dedicato a questo volto, il volto di Gesù, probabilmente le ultime ore della sua vita in cui era cosciente. Infatti sappiamo che questa è l'ultima opera dipinta da Raffaello e questa opera era presente proprio davanti al letto di morte di Raffaello, appunto moribondo, che stava per morire. Sul monte, quindi iniziamo con la parte alta, a sinistra si trovano due personaggi anacronistici, chiaramente non fanno parte dell'immagine evangelica, ma sono i due santi a cui è dedicata la chiesa, la cattedrale di Narbonne, vale a dire Felicissimo e Agapito. E inoltre questi due santi vengono celebrati il 6 agosto, lo stesso giorno che la Chiesa Cattolica celebra la festa dell'Ascensione. Sono in ginocchio e stanno contemplando la gloria della Trasfigurazione. Il monte Tabor, quello che tradizionalmente viene identificato come il monte della Trasfigurazione, Raffaello in realtà lo rappresenta come una sorta di rilievo, una piccola collinetta. Il luogo ricorda, Gesù appunto sale sul monte, ricorda l'importanza di salire, cioè di superare la legge di gravità. La legge di gravità che non è soltanto qualcosa di esterno, fisico, materiale, ma purtroppo è anche una tensione che è presente dentro l'uomo. Cioè, se non ti impegni nella vita a salire, inevitabilmente cominci a scendere. Non è istintivo salire, al contrario, è istintivo scendere. È difficile che una persona adulta, se non si dà delle regole, se non si verifica continuamente, salga. Le scalate, la fatica non attrae. C'è bisogno di allenamento, c'è bisogno di uno sforzo, di un impegno. La vita è un continuo salire in alto, soprattutto ricordandosi e mai dicendo a noi stessi sono arrivato, perché fino alla fine noi dobbiamo continuare a salire, perché quando ci fermiamo inevitabilmente scendiamo. Allora la prima domanda che ci possiamo fare davanti a quest'opera è: in questo momento della vita stai salendo oppure stai scendendo?
li condusse, il Vangelo ci dice, li condusse in disparte loro soli. Infatti, sulla montagna vediamo soltanto tre apostoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. Gli stessi saranno presenti anche nel Getsemani, quando non avverrà la trasfigurazione, ma la defigurazione, cioè Gesù sarà segnato dal dolore, dalla sofferenza. Addirittura Luca ci dice che il suo sudore diventerà come gocce di sangue, come a dire che prima della gloria bisogna passare attraverso il buio della sofferenza. Gesù stesso dirà: il chicco di grano cade per terra e marcisce, solo così può portare frutto. Quante volte lo hai sperimentato nella tua vita? La vita è caratterizzata dal dolore, non esiste una vita senza dolore, senza una croce, fa parte proprio del DNA della nostra natura umana. E spesso l'uomo vuole fuggirla, ma è un'illusione, perché in realtà la croce, la sofferenza lo precede e lo accompagna. Allora la cosa saggia sarebbe accettare la prova e affrontarla nella maniera giusta. La scelta di un luogo appartato, Gesù appunto che sale sulla montagna, dice il coraggio di Gesù di prendere le distanze dalla folla che lo attende nella parte bassa del dipinto. Perché questo? Per ritrovare se stessi. Ovviamente è importante stare con gli altri, relazionarsi, essere aggiornati, sapere quello che succede. Però c'è un estremo bisogno, oggi più che mai, di purificare il nostro spirito, cioè di avere dei momenti per stare soli con se stessi, per riflettere, per pregare. Ciò richiede chiaramente scelte decisive, impegnative. Stare solo con me stesso, con il mio Dio, per ossigenarmi, per ritemprarmi, è per me una necessità vitale, prima chiaramente di scendere nuovamente tra la folla. Dice il testo: Gesù, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. Durante la preghiera Gesù si trasfigura. Le vesti, come le rappresenta Raffaello, sono di una bianchezza straordinaria, sfolgorante. Il bianco chiaramente è simbolo della gloria. La preghiera è proprio la comunicazione, il dialogo tra noi e Dio. Potremmo dire l'irruzione del divino nella nostra anima, è un colloquio amorevole con Dio che è il nostro Padre. Gesù è l'uomo della preghiera. Spesso ci dicono i Vangeli che la preghiera di Gesù scocca in momenti decisivi, appunto nella trasfigurazione, prima di chiamare gli apostoli, di scegliere gli apostoli, prima della passione, nel Getsemani. E questo bisogno che Gesù ha di colloquiare col Padre, di entrare in relazione con Lui. E questo per questo Gesù cerca luoghi solitari, appunto come può essere la montagna qui rappresentata da Raffaello, che Raffaello rappresenta Gesù appunto trasfigurato, ammantato di luce e soprattutto con le braccia aperte, un gesto che chiaramente ricorda la crocifissione, per crucem ad resurrectionem, ancora quel concetto che per arrivare alla gloria bisogna passare attraverso il dolore e la sofferenza. A destra vediamo rappresentato, scusate, alla destra di Gesù vediamo rappresentato il Mosè con le tavole della legge tra le mani, lui rappresenta appunto la legislazione dell'Antico Testamento. A sinistra invece di Gesù sempre è rappresentato Elia con il libro delle profezie. Riassumono tutto l'Antico Testamento, e questo ci dice che tutto l'Antico Testamento, cioè tutta la storia, è proiettata e incamminata verso Gesù. Ma ancora una volta ci richiama l'immagine del Golgota, quando Gesù viene crocifisso in mezzo a due ladroni. Gli apostoli presenti erano stremati dal sonno. Lo rappresenta molto bene qui Raffaello, si riparano gli occhi per la luce che sfolgora appunto da Gesù trasfigurato. Questo sonno rappresenta un po' l'indolenza che spesso ci assale, che blocca le nostre facoltà vitali. Ma se guardate bene, se guardi bene, solo Pietro tenta di guardare appunto il volto rivolto verso l'alto, verso Gesù, perché proprio lui in prima persona, in una delle sue lettere, dice: non per essere andati
dietro a favole inventate abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre, quando nella maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo, mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Quindi Pietro descrive, ecco, la visione, l'esperienza che ha avuto sul Tabor. Di colpo la voce si spegne, Gesù rimane solo, tutto ritorna alla normalità. Il grigiore di ogni giorno, tempo carico di angosce, di paure, ritorna sovrano. Dopo quel magnifico anticipo di cielo, i tre apostoli ritornano alla precarietà del quotidiano, nella contingenza, nella vita di tutti i giorni. Infatti devono scendere in basso. Nella parte inferiore, infatti, vediamo la scena del fanciullo ossesso, sorretto dal padre. Si riconosce facilmente il ragazzo per i movimenti innaturali e per gli occhi. Guardate la straordinarietà di Raffaello a rappresentare questo ragazzo preso appunto da uno spirito impuro. Straordinaria in primo piano è la madre del fanciullo, che indica attraverso questo, con il braccio, con questo scorcio straordinario, il sopraggiungere di una nuova crisi. Straordinaria soprattutto è la raffinatezza con il quale Raffaello rappresenta questa donna, ma in modo particolare l'acconciatura di questa donna. Alcuni hanno visto in questa donna la raffigurazione della fede, fede necessaria per ottenere il miracolo. La trasfigurazione è immagine della gloria futura che attende l'uomo. L'immortalità dell'anima, per San Paolo, non è un semplice prolungamento della vita terrena, ma è un passaggio a qualcosa di straordinariamente nuovo, più grande, più importante, più bello. San Paolo dirà: occhio umano mai vide, cuore d'uomo non può immaginare quello che Dio sta preparando per l'uomo. A Lord Halifax, un ministro, un importante personaggio inglese, ministro degli esteri, fecero questa domanda: che cosa prova di fronte alla morte? Una risposta credo molto cristiana, disse: ho un'immensa curiosità. Questo ti auguro che possa essere lo stesso atteggiamento che ci condurrà a questo salto nel buio, che in realtà è un salto tra le braccia del Padre Celeste, un'immensa curiosità. Resta sempre misterioso l'aldilà, sul quale la nostra curiosità non è mai soddisfatta. Gesù ai suoi apostoli malinconici, tristi, quando lui sta per morire, dice: vado a prepararvi un posto, tornerò a prendervi con me, in modo che là dove sono io ci siate anche voi. Grazie per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.